Buonasera, buonasera a tutti, mi fa molto piacere vedervi numerosi anche questa sera. Stasera siamo in questo giro del mondo, siamo in Brasile, siamo nelle favelas, in questa realtà dura, degradata, dove però il film ci parla di una storia, di una piccola favola che ha come soggetti tre bambini e il loro riscatto da bambini spazzatura a eroi di questo romanzo per ragazzi, che è stato adattato al cinema da Stephen Daldry, che forse voi ricorderete in Billy Elliot, che era un'altra storia, un altro romanzo di formazione, un ragazzo che nella realtà dura del Galles diventa ballerino. Qui ci sono invece questi tre ragazzi dal destino segnato, che invece grazie a una situazione a loro favorevole diventano eroi e si devono guardare dalla polizia, dalla corruzione. Quindi c'è tutto questo contrasto tra la realtà degradata e corrotta di questo posto con il coraggio, con il potere salvifico della fede di questi ragazzi, che hanno anche il nome di tre arcangeli, no? Quindi c'è anche un aspetto simbolico. È un film che forse a qualcuno ricorderà The Millionaire dell'India, che si svolgeva in India, di Danny Boyle. Anche qua c'è molta musica, c'è molto ritmo, c'è molto uso della tecnologia per riprendere queste scene, questi inseguimenti di questi bambini. E quindi insomma, non vi preoccupate che dell'incipit un po' duro del film, perché dopo è veramente molto godibile anche dal punto di vista cinematografico. Il titolo è Trash e a me è venuta in mente una frase del mio cantatore preferito, che è Fabrizio De André, che in una canzone che tutti conosciamo diceva: dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono fiori.